Con Marco Aurelio Fontana, che oggi ha vinto la tappa del Giro d'Italia di ciclocross, beh, non c'è che dire, un ottimo esordio, però peccato per il duello mancato con Franzoi. Chiaro, la gara sarebbe stata diversa. Sono partito bene, eravamo in due, poi io sono caduto, lui ha preso del vantaggio, sono andato in recupero. Insomma, è stata una gara che secondo me il pubblico ha apprezzato. Noi abbiamo tribulato un po' di più perché comunque da dietro recuperare non era facile, soprattutto nel campo di medica di là. Però niente, quando ho visto Franzoi a terra, chiaramente non è stato bello, no? Era bello battagliare tutti e tre. Sarebbe stata una gara diversa, ma stavolta è andata bene a me. Si è notato quando duellavi con Tabacchi che in un certo modo hai approfittato del doppiaggio di Gottardi, il signore di 53 anni che corre con voi, cioè hai attaccato proprio mentre doppiavate lui e Tabacchi in quel momento ha avuto un po' di sfortuna perché ha dovuto passarlo in curva e ha perso un po' di terreno. Sì, ma questa l'hai detta a te, però... No, l'ho visto che comunque do atto che Cipriani era un po' in mezzo, ma dai, oggi andavo un po' più forte, poi... Ok, non è che ti sto sminuendo, no, eh. Stiamo scherzando, lui sicuramente andava bene, anzi due o tre punti guidava davvero bene. Poi ci siamo dati il cambio a vicenda, è stato abbastanza, diciamo, abbiamo lavorato assieme. Poi alla fine io avevo qualcosina in più, anche perché non so quanto gli ho dato, ma qualche seconda, sicuramente non tanto. Senti, nelle interviste sul palco sei stato un attimino metafisico perché hai parlato di impegni, di andare avanti e indietro. Qual è il tuo problema? Devi fare i regali di Natale? È buona questa. No, sai, io corro per un brand abbastanza grande, quindi sai, a novembre sono stato in Brasile 15 giorni per lavoro, sono stato a Roma per dei test, in Austria per gli altri test di Red Bull, quindi se vuoi te ne dico un po'. Sì, è interessante saperlo più che altro, no, come funziona la tua attività con Red Bull. Il problema è che quando non corri pensi di essere libero, ma hai tantissime cose da fare, no? Tanto lavoro con i partner, da Norte, Eva Prologo, mio, insomma ci sono tante cose. C'è in progetto un lavoro con Sky per dei video che andranno su Bike Channel. Ci sono tante di quelle cose che da solo non riesco a farle tutte. Poi chiaramente sono, come ho detto, sono solo uno e quindi devi un po' pesare le cose e decidere un po' cosa fare. Chiaramente quando poi vengo e corro mi piace tanto, cioè il ciclocross sicuramente è tanto bello, mi riesce anche bene, quindi sono contento. Però bisogna, quello che non capisce la gente, diciamo, a casa, chiaramente vedendomi solo alle gare, è tutto quello che uno deve fare, no? E quindi... Ok, ci vediamo alla prossima, Marco. Ciao.